Buongiorno ragazze, allora oggi un nuovo tutorial per Linoso un pochino particolare. Ok, adesso vi faccio vedere il modulino che ho creato in 2 serate e poi vi passo ad elencare i materiali che ci occorrono, quelli che vedete dietro sono per un altro progetto, quindi quelli li faremo più avanti, cioè più avanti, dopo di questo. Allora, adesso vi faccio vedere il mio orecchino. Il mio orecchino è questo qui. È un po' particolare. Quindi ci sono due rivoli, uno da 12 e uno da 14. Ci sono le spike, quelle più lunghe, e le baby spike. Poi rocaille toho, come al solito, 8-0, 15-0 e 11-0, quindi le tre misure che utilizzo. Poi ho voluto inserire questo, aspettate, questo centrale formato da due bicono Swarovski, colorazione jet, e un cipollotto sempre jet. Tutto quello che vedete è in acciaio, compreso la pallina, questa qui è in acciaio. E il filo che andremo ad utilizzare è un Fireline 015, il classico, quello che utilizziamo, che utilizzo sempre io. Allora, questo orecchino è nato perché è uscita la parte più misteriosa, nascosta di me. Praticamente questi sono gli orecchini The Vampire's Kiss. Il bacio del vampiro. Sì, particolari, strani, però a chi piace questo genere penso di aver fatto cosa gradita. I rivoli sono quelli mocha, mocha, come cappero si chiamano, e come vi ho detto, uno da 12, uno da 14. Quindi, io vi faccio vedere l'incastonatura di un solo rivoli, ma è la stessa cosa fatta per quello da 14, quindi andiamo a incastonare quello da 12. Vi dico come ho fatto e la stessa cosa lo dovete fare per quello da 14, solo che giustamente dovete aumentare il numero delle perline, perché per questo da 12 mm io utilizzo 16 rocaille 80 toho, mentre per quello da 14 mm io utilizzo 20 rocaille 80 toho, quindi cioè sono 4 perline di differenza tra un 12 e un 14. Tanto poi ve lo scriverò anche nel video, cioè ve lo scriverò tranquillamente, così almeno vi ricordate che per i 12 vanno 16 rocaille 80. Per i 14 ci vanno 20 rocaille 80. Quindi iniziamo a incastonare il rivolo da 14, da 12, scusate, perché quello da 14 l'ho già incastonato. Perfetto. Quindi dobbiamo prendere sul nostro ago, sono qui, aspettate che le sposto più qua, un secondo. Allora, 16 rocaille 80 toho, le porto alla fine del filo, rientro in tutte le mie perline, chiudo con 2 o 3 nodini e poi faccio un giro a vuoto tra tutte le mie perline. Dopodiché andiamo avanti con l'incastonatura. Allora, ecco qua, ho chiuso il cerchio, ho fermato con un paio di nodini e ho unito, come vedete, il pezzettino di codina finale al filo di lavorazione, in modo che adesso vado a fare un giro vuoto e quindi non ci sono problemi per la codina di filo, nel senso che mi rimane bloccata e posso tagliare tranquillamente il filo che rimane fuori, questo qui. Ok, a tra poco. Eccoci qua ragazze, pronte per iniziare il nostro primo giro a peyote, quindi una rocaille 80 sul nostro ago, saltiamo questa centrale e ci inseriamo in questa successiva. Ok,
Quindi la prima rocaia l'abbiamo inserita. Adesso vado ad inserire la seconda, stessa cosa, salto la centrale e mi inserisco in quella successiva e faccio così fino alla fine del giro. Quindi ragazzi, finiamo questo giro, ci vediamo tra poco. Allora, devo inserire l'ultima 8-0 di questo giro e mi inserisco in queste due rocaie, quindi in questa per chiudere il giro e in questa per iniziare il nuovo giro. In questo modo ne passo due. Quindi posiziono l'ultima di questo giro e sono pronta per iniziare un nuovo giro a peyote, quindi il secondo giro con le rocaie 8-0, queste alluminium. Quindi secondo giro vado a riempire gli spazi con, vedete, con una rocaia 8-0, quindi una 8-0 e mi inserisco in quella più sporgente, aspettate, in quella più sporgente, in questo modo. E allora, così, vedete? Ok, quindi facciamo questo lavoro fino alla fine del giro. Allora, eccoci qua, sto finendo il secondo giro, come vedete devo inserire questa rocaille 8-0, entro in quella di questo giro, scusate, entro in questa qui che abbiamo inserito nel giro precedente e in questa più sporgente che abbiamo inserito in questo giro. Insomma, vabbè, comunque spero di avervi fatto capire, perché vedete, ecco, si viene a creare piano piano la conca dove alloggiare il nostro rivoli. Adesso abbiamo finito con queste qui silver, cioè io almeno nel mio caso ho finito con queste silver, quindi me le sposto e vado a prendere le Lustered Navajo, queste qua, che mi sono rimaste solo queste. E diciamo che questo tutorial è un tutorial più che altro anche per finire le varie rimanenze, anche perché le spike che avevo erano rimanenze di altri lavori, quindi più che altro sto smaltendo un po' di tutto. Ecco, preferisco fare in questo modo. Allora, io inizio il mio terzo giro con queste qui, con le 8-0, queste qui, questa colorazione bellissima, mi piace molto. Sembra un bianco crema. Allora, quindi io inizio il mio terzo giro con le rocaille, queste qui. Quindi inserisco la prima, la seconda e vado avanti così fino alla fine del giro. Perfetto, poi dobbiamo fare un altro giro con queste Lustred. E poi dobbiamo fare l'ultimo giro per chiudere la parte davanti con le rocaille 15-0. Perfetto, quindi terzo giro con queste Lustred, quarto giro sempre con le Lustred e poi andiamo con le Navajo e poi dopo andiamo a chiudere con le 15-0. A tra poco. Eccomi qua. Allora, come vedete ho già inserito il mio rivoli a faccia in su. E vado ad iniziare il quarto giro con le mie Lustred. Quindi è semplicissimo incastonare con le 8-0. Lo preferisco tante volte proprio perché a parte che posso lavorare su più livelli, io per questo non ho inventato niente, però sono stata, cioè io sono la prima che ha iniziato a incastonare con le 8-0. Tutte quelle altre che sono venute dopo, cioè non c'entra, nel senso, hanno preso ispirazione, ma senza neanche dirlo, oltretutto. Dice sì, non ti sei presa nessun merito perché stai incastonando normalmente, senza, non uso le Delica, non uso le 11, ma uso le 8. Quindi non mi sono inventata niente, però giustamente onore al merito, è opera mia aver iniziato a incastonare con le 8-0 e
utilizzarle, perché tutte quante con le Delica, con le 11, con le 15, e adesso sto vedendo progettini anche pieni di 8-0, quindi diciamo che ho dato il via a tutto ciò. Ok, quindi io adesso finisco di inserire tutte le mie perline, tutte le mie 8-0, e poi andiamo a stringere con le 15. Ecco qua, ho tirato per bene e quindi si è andata a stringere la lavorazione. Adesso prendiamo le 15-0, quindi una 15 sul nostro ago e andiamo a chiudere la lavorazione. Quindi facciamo sia sul davanti che sul retro un giro tra le nostre 8-0 con il rocaille 15-0. Tiriamo bene il filo e vedrete che la lavorazione rimane bella compatta. Perciò io stringo sul davanti, poi mi sposto sul retro e vado a stringere anche il mio retro con il rocaille 15-0. E la nostra incastonatura per il rivoli da 12 mm è pronta. Quindi dovete fare la stessa cosa per il rivoli da 14. Vi ripeto che per il rivoli da 14 invece dovete utilizzare 20 rocaille Toho 8-0 e i giri sono gli stessi. Un giro iniziale dove inserite tutte le perline, due giri con le rocaille, nel mio caso della prima colorazione, e due giri con le rocaille della seconda colorazione. Sempre 8-0 parlo. Dopodiché c'è il giro finale sia sul davanti che sul retro, inserendo le rocaille 15-0. Perfetto. Quindi io faccio tutto questo e poi dopo iniziamo a lavorare sul rivoli da 14. A tra poco, ragazze. Ecco qua, questo è il risultato. Il rivoli è incastonato. Ho stretto anche sul retro. Ho ripassato per bene il filo per bloccarlo all'interno della mia lavorazione e adesso ho tagliato il filo. Allora, qui non metterò nessun picone, cioè niente, lo lascerò in questo modo. E anzi, poi vi farò vedere. Sì, aspettate, perché qui sopra e qui sotto andremo ad inserire i due anellini in acciaio. Cioè, nel senso, io lo farò in questo modo, voi invece fate come più vi piace, io ho preferito montarlo così proprio perché volevo un qualcosa di pendente, insomma, particolare, non volevo un orecchino più piccolo, volevo un qualcosa di che si notasse bene, con l'aggiunta comunque di due elementi Swarovski che sono i bicono. Eccoli qua, io già mi sono preparata, come vedete, un altro chiodino in acciaio con i tre elementi, quindi due Swarovski e il cipollotto. Ho la farfallina, sì, la farfallina, scusate, il perno al lobo qui e niente, quindi ho preparato le spike da questo lato, così, guardate, perché io prima non lo faccio il disegno, però disegno, diciamo, in un altro modo, mettendo le perline a terra e dando la forma che io voglio poi andare a realizzare. Ovviamente sfascia, risfascia, ricuce, discuce, cioè, insomma, fino ad arrivare a quello che io ho in mente di realizzare. Perfetto. Adesso inserisco un altro po' di filo Fireline sul mio ago, vado a bloccare il filo perché qui l'ho tagliato e iniziamo la lavorazione intorno al nostro rivoli da 14. A tra poco, ragazze. Eccoci qua, ragazze. Questo è il rivoli da 14 mm. Noi dobbiamo uscire, vedete, dalla terza rocaille contata in diagonale, quindi ci troviamo al centro della nostra incastonatura. Quindi, cosa andiamo a fare? Andiamo semplicemente adesso a prendere le Super Duo. Queste sono color ematite e anche di queste ne ho solo queste praticamente. Però vabbè, me ne servono pochissime. Quindi vado a prendere una 110, una
Super Duo e un'altra Rokai 11-0. Quindi una 11, una Super Duo e un'altra Rokai 11-0. Perfetto. E dobbiamo inserire nella 8-0 successiva. In questo modo. Ho fatto un bel filo lungo così da non fare aggiunte dopo. Ecco qua. Quindi di nuovo una 11, una Super Duo e una 11-0 e ci inseriamo nella 8-0 successiva. Perfetto, in questo modo. Dobbiamo inserire le nostre Super Duo per 7 volte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anzi no, 8 volte, scusatemi, per 8 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi dobbiamo inserire 8 super duo. Sempre lo stesso modo. Lo facciamo ancora una volta insieme. Una 11, una super duo e una 11-0. E ci inseriamo nella 8-0 successiva. Perché poi tra le nostre super duo verranno alloggiate le spike e le baby spike. Perfetto, quindi continuiamo ad inserire le altre 5 super duo. Ci vediamo tra poco. Allora, ho inserito tutte le mie super duo. Ora, come vedete, sto uscendo da questo 8-0. Mi inserisco in questa 8-0. E qui dobbiamo inserire una Rokai 8-0. Io la metterò come al solito, scusate, color alluminium e mi inserisco nella 8-0. Aspettate, vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Praticamente in questa 8-0 che sto inserendo andrò ad inserire, che bel gioco di parole, poi dopo il mio anellino in acciaio. Quindi questa mi serve proprio per inserire l'anellino. Così. Ok. Adesso andiamo avanti con la lavorazione. Aspettate che sistemo. Vabbè, poi tanto sistema tutto. Ok. Così. Dobbiamo adesso rientrare nella Super Duo. Quindi passo la 11.0 prima della Super Duo e sbuco dal foro basso della mia Super Duo. Ok. E qui iniziamo ad inserire le nostre spike. Dopo vi metterò anche le misure delle baby spike e delle spike che sto utilizzando. Quindi una spike, quindi una baby spike, scusate, e mi inserisco nel foro basso della Super Duo a fianco e mi porto appresso tutto. Perfetto, in questo modo. Poi si sistema veramente tutto per bene. Adesso una spike più grande. Aspettate se riesco a prenderla. Ok. Una spike più grande e mi inserisco sempre nel foro basso della mia Super Duo e sistemo per bene il mio filo. Ok, adesso continuo con la baby spike in questo modo, poi passeremo tantissime volte per rinforzare la lavorazione e verranno inserite anche le 15-0, quindi andiamo a bloccare ancora meglio le nostre spike e baby spike.
Quindi io fino alla fine del giro continuo ad inserire le mie spike e le mie baby spike e poi ci vediamo per andare avanti col tutorial. Allora, queste sono tutte le spike inserite. Adesso dobbiamo camminare tra le nostre perline perché cominciamo a farci un giro a vuoto, riportarci ad uscire dal foro basso della Super Duo e passare in tutte le spike e i fori bassi delle Super Duo. Quindi facciamo un primo giro di rinforzo, poi ricamminiamo, ci riportiamo ad uscire sempre, oddio, scusate, dal foro basso di questa Super Duo e qui iniziamo ad inserire dopo le 15-0. Perciò primo giro a vuoto e secondo giro iniziamo ad inserire, quindi a decorare anche con le 15-0. Perfetto, ragazze, ci vediamo tra poco dopo aver effettuato il giro a vuoto. Perciò dovete camminare attraverso le vostre attraverso le vostre perline fino ad arrivare ad uscire dal foro basso di questa Super Duo e poi dopo passate attraverso il foro della Spike, il foro della Super Duo, il foro basso della Super Duo, il foro di questa spike nera e fate questo lavoro fino alla fine del giro. Poi, finito il giro a vuoto, vi riportate ad uscire dal foro basso della Super Duo e dopo andremo avanti con la spiegazione. Mi raccomando, perché più giri facciamo, più rinforziamo il filo, quindi le nostre perline, e più saranno stabili. Perfetto, ragazze, a tra poco. Allora, ragazze, come vedete sono già leggermente più rinforzate e adesso sto uscendo, come vi ho detto, dal foro basso della Super Duo. Ora iniziamo a lavorare con le 15-0, quindi 5 rocaille 15-0 sul nostro ago, 5 15-0. E vabbè, capito, lo metto a fuoco. Eccole qui. E ci inseriamo solo nel foro basso della scusate, Super Duo successiva. Aspettate, adesso vi faccio vedere tiro e posiziono. Ecco qua, vedete? Abbiamo abbracciato in questo modo la nostra spike. Quindi per tutto il giro 5 rocaille 15-0 e ci inseriamo sempre, quindi aspettate, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi usciamo dal foro basso della Super Duo ed entriamo nel foro basso della Super Duo successiva. Tiriamo il nostro filo. Sistemiamo un pochino, ok, e andiamo a abbracciare l'altra spike. Poi passeremo, ripasseremo, faremo un'altra ulteriore decorazione e le nostre spike saranno belle sistemate, vedete? Perfetto. Quindi fino alla fine del giro uscite dal foro basso della Super Duo, 5 rocaille 15-0, rientrate ed uscite dal foro basso della Super Duo successiva. Questo fino alla fine del giro. Ci vediamo tra poco. Allora, eccoci qui. Ho finito il giro con le 15-0 e adesso rifaccio un giro vuoto tra tutte le mie perline. Dopodiché, una volta usciti di nuovo da questo foro basso di Super Duo, ci inseriamo nel foro alto per, diciamo, l'ultimo giro con altre 15-0. Quindi adesso io ripasso in tutte le mie rocaille, sbuco di nuovo dal foro basso di questa Super Duo, passo di nuovo attraverso i fori delle spike fino poi a finire qui ad uscire dal foro basso di questa Super Duo e poi mi inserisco nel foro alto. Perfetto, facciamo questo e poi ci vediamo per l'ultimo giro. Eccoci qui, come vedete sto uscendo dal foro basso di questa Super Duo
Quindi ho fatto il mio giro vuoto passando attraverso tutti i fori bassi e rientro nel foro alto. Così. Ora prendo una 15-0, entro ed esco dalla spike in questo modo e posiziono la 15. Di nuovo una 15-0, entro nel foro alto della mia super duo ok. Quindi sono entrata nel foro alto della Super Duo successiva, un'altra 15-0, entro ed esco dal foro della Spike. Ecco qua, in questo modo. E faccio questo lavoro fino alla fine del giro. Poi passerò il filo attraverso le varie perline proprio per andare a bloccare, quindi passerò anche sotto, insomma, zigzag così per bloccare il filo e poi il nostro modulo di sotto è pronto. Quindi ragazze, a tra poco. Opla. Questo è il modulo terminato. Ora passerò il filo a zigzag tra le mie perline e lo taglierò perché così lo finisco di bloccare per bene. Dopo monterò il mio modulino con gli anellini d'acciaio, questo centrale in questo modo, il perno sempre in acciaio e il rivoli da 12. Quindi semplicissimo, vi farò vedere come faccio, se lo volete fare in questo modo anche voi, e a tra poco quindi. Allora, ecco qua, ho terminato il mio modulino di sotto, adesso infilo l'anellino in acciaio, sempre che non faccio danni. Perfetto. Ecco qua, quindi l'anellino l'ho inserito, vado ad inserire anche il mio centrale, chiudo qui e il pezzo di sotto è pronto. Ora devo andare ad inserire, anzi non serve anche un altro anellino. Ne servivano tre, non due. Adesso dobbiamo prendere il rivoli, lo devo montare allo stesso modo, quindi uno sopra e uno sotto. Perfetto. Ok, aspettate che devo trovare il centro adatto, ecco qui. Così mi devo trovare con una 80 sotto e una 80 sopra. Quindi io devo andare a inserire il mio anellino nella 80 sia sotto che sopra. Ecco qui, quindi qui, vabbè, facciamo prima così. Mettiamo il perno. Mettiamo il perno. Ecco. Sa che il perno. Ecco qui, perno, scusate, ora vi faccio vedere. E chiudo. Ok, quindi il perno è già inserito. Ora vado ad inserire l'ultimo anellino per collegare il mio rivoli. Quindi qui a questa parte di sotto. E chiudo il mio anellino e l'altro orecchino è pronto. Eccolo qui, è particolare, lo so, non, magari non tutti può piacere questo tipo di lavorazione, però a parte vabbè io devo finire le spike che ne ho ancora qualcuna di quelle piccole in giro
quindi ecco qua, perfetto, sono pronti. Vediamo un po' se riesco a rimpicciolire un po'. Sì, metto un po' più di luminosità. Qui le giornate sono buie, sembra novembre, ragazzi. Eccoli qua. Belli, particolari, belli. Quindi i miei The Vampire's Kiss sono pronti. Ok, ragazze, questo è il tutorialino semplice di oggi. E poi dopo passiamo all'altro. Che praticamente vi ho detto è inerente al contest. Ah, ragazze, mi raccomando, partecipate intanto al contest di aprile. E niente, basta. Io vi lascio con loro. Tolgo pinze e pinzette e vi mando i miei bacioni perlinosi, un abbraccio forte forte a tutte quante voi e lasciatemi un like, iscrivetevi sempre al mio canale, sempre iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella e per restare sintonizzate, aggiornate sui video che caricherò e lasciatemi tanti like. Chi lascia dislike, che ho trovato anche due dislike sotto un contest, ragazze, ma che cazzarola, porca miseria. Perfetto, apro e chiudo parentesi, baci baci, ciao ragazze.